Hola amigos. Hola. Buongia. Ah, è vero, buongia. Oggi è buongia, ragazzi, buongia. Perché siamo in Portugal, Tavira. Stiamo andando. Oggi quanti ne abbiamo? Giusto oggi per fare 28. Una. Oggi è 28. 28 aprile. Sì. Oggi il cappello, grazie. Sì. 28 aprile e stiamo andando a al mare, fa un caldo terrificante come sempre e aspettate che sta passando la macchina, caldo terrificante come sempre, siamo a Tavira e stiamo andando a prendere il ferry, il traghettino, la barchetta per andare alla isla di Tavira, all'isola di Tavira, perché le spiagge e l'oceano sono raggiungibili. Sono raggiungibili solo attraverso questo traghetto perché è una zona. Occhio a questo. Che è una zona abbastanza. C'è il delta di un fiume qua vicino e tutta la zona che va praticamente dal confine con la Spagna, quindi la prima parte del Portogallo fino a Faro è tutta una zona di paludi e saline, e quindi l'accesso al mare non è diretto e in questo caso avviene con delle barche che ti portano a queste spiagge che costano tipo 2,50 euro andata e ritorno, quindi insomma vediamo. Ci siamo fermati in quest'area camper qui a Tavira, che è l'unica tra l'altro che c'è, molto grande. E perché qui in Portogallo le libere a quanto pare non sono così tollerate, quindi abbiamo letto anche su Park Fortnite che sparano delle belle multe e quindi insomma per 9 euro a notte sinceramente non ci va di rischiare, almeno non in questa zona, più che altro che Algarve comunque è molto turistica e probabilmente hanno una politica un po' più stretta su queste cose. E vedremo se poi più avanti verso la Lenteio, la Costa Vicentina sarà un po' più tranquilla la cosa. Non abituarmi a andare piano con le. Raga, beccate questo taglio. Siamo pronti e nuovi per il Portogallo. Taglio nuovo. Solo per me. E è stato un passaggio pure. È stato un passaggio pure per Fede. Dall'estetista. Ma... Ammazza, ma fatti bene veramente. No, è bellissimo. Hai molti biglietti, però è proprio portoghese. Eh? Proprio portoghese. È bellissimo, perché è molto bello. Cioè, taglio molto dal vino. Stiamo partendo, ragazzi. Andiamo su? Oggi è proprio vacanza. Oggi è proprio vacanza anche per noi. Eh? Qui? Dove vuoi tesoro? Che lì? Sbarcati sull'isola di Tavira, che poi è una penisola, credo. Dopo
aver comprato una bottiglia d'acqua a 3 euro. Non che non ce l'avessimo, l'avevamo portata, ma l'avevamo ovviamente già finita. No, e soprattutto con questo caldo non sarebbe mai stata bevibile se ne avessimo portata anche un'altra, quindi ci arrendiamo a questa conseguenza. Esatto. La spiaggia sembra bella. Eccoci. Pochi. Niente raga, stiamo tornando. Pesce fresco da ste parti non manca, vada qua, pesce che c'è l'uovo. Allora raga, eccoci. Siamo stati sulla spiaggia dell'Isla de Tavira. Sì. Molto bella, è stata una giornata molto rilassante. Sì. Non abbiamo fatto video. Nessun video. Beh, ci siamo praticamente proprio super rilassati. Super rilassati. Sì. Super spaparanzati al sole, che poi non c'è stato manco un sole troppo forte. Sole giusto. Però domani vi faremo vedere, perché domani ci siamo ripromessi di tornare. Sì. Quindi torneremo, e magari anche domani sera volevamo farci un giro, perché non sull'isola. No, qui a Tavira, perché è una cittadina molto graziosa. E sono sicuro che di sera è particolare, con le luci della sera proprio. Quindi anche questa sta per diventare una località del cuore. Esatto. A segnare sulla mappa. Se avete l'occasione, fermatevi a Tavira, perché è molto molto carina, ne vale la pena. Sì. Guardate che bel ponte. Questo tra l'altro è un ponte che c'ha qualche annetto, eh. Però è bella, perché anche questa parte è un po' no, come si chiama? Il periodo storico. Sì, un po' Liberty, un po' neoclassica. Che carina! Quella l'ami! Guarda che belli questi finestre. Amici, giorno 2, Tavira. Ci riproviamo, torniamo in spiaggia. Stavolta ve la facciamo vedere. Stavolta cerchiamo di farvela vedere un po' di più. Ieri proprio ci siamo stati molto egoisti. Che egoistoni. Questa luce non si vede nulla, però vi faccio vedere. Bonjour Tavira. Bonjour. Bongia. Bongia Tavira. Bongia. Oggi c'è una bella giornata, eh? Ci sono giusto due strascichi di nuvole. Stamattina ha fatto pure 3 gocce, ma proprio. Guarda come fresco nell'acqua. Ma proprio 3 gocce di numero. Anche mi complico pure la vita da solo, perché sto parlando il video. Voglio ascoltarti. Devo camminare. Non devo cascare. Attenzione ragazzi. Tratti mi ricorda. Qual era quella? Dico, a tratti mi ricorda qualcosa. Che bello pure là.
Carina, c'ha... come granata. Ma che bella sta piazza. Stanno questi pupazzetti. Ah, è per il giorno del lavoro. Sai? Sono per il 1° maggio quei cosi. Tu quando ci sono queste giornate del sole, questo chiaro qua, questa luce. Oggi la fila è un po' più lunga. Oggi è molto meglio di ieri. C'è anche vento da terra, quindi non ci sono onde. Sembra quasi... mare Mediterraneo. Bello. Un po' più di gente perché ovviamente è sabato, nel weekend del 1° maggio, quindi. Però andremo verso un po' verso il fondo per trovare un po' di pace. No, bellissimo, guarda che carino. Ci sono sti nidi di cicogne giganteschi ovunque, anche in Andalusia li avevamo beccati, sì. Talmente grandi che poco fa l'esclamazione è stata: ma guarda che finta! Pensavo fosse finta perché era ferma e immobile e pensavo fossero tipo quegli animali che si mettono finti per disturbare altri animali. Disturbare altri animali. E invece no, invece è proprio. Era proprio un cicognone vero. Il cicognon. Comunque, bella giornata anche oggi, giornata di mare, un po' ventosa però bella. Siamo... si vede l'orecchio destro completamente pieno di sabbia. Pieni di sabbia ovunque. E, io credo anche di essermi scottato proprio da sto lato della capoccia. Aspetta, ecco. Però bello. Adesso torniamo in area. Torniamo a casa. Abbiamo preso i bocconcini di baccalà da fare in padella con l'insalata. Ci facciamo un bel doccione da 1 euro. E, poi stasera forse usciamo, vediamo. Serata loca da Firandena by night. Non usciamo mai. Che schifo, non usciamo mai. Non usci di settimana scorsa. Esatto, a parte che abbiamo fatto una settimana a abbiamo fatto una settimana a Siviglia che eravamo fuori quasi tutte le sere. Sì, ma anche la festa quella delle fave, cos'era? Festa della fava. Fave del vino. Che abbiamo messo fave e cipollotto. Fave e cipollotto, no. Sto video sarà
mostro. Incomprensibile. Ci vorrebbe un braccio finto, fermo, con lo stabilizzatore qua, sempre così. Devo allenare la spalla destra, è ufficiale.